c'è qualcosa di terribilmente vecchio e speculativo nelle iniziative dell'ONU per sconfiggere, e giustamente, alcune malattie dovute di fatto ad errata alimentazione. Mettere al bando abitudini che inevitabilmente portano a cancro, diabete, disturbi cardiovascolari e obesità è giusto. Stiamo parlando di problemi gravi e con costi sociali per le comunità rilevantissimi. Ma addebitare queste malattie solo ad alcuni alimenti, fra cui magari anche l'olio d'oliva e i formaggi, e non già a stili di vita sbagliati, è una stupidaggine colossale contro cui si deve reagire. Soprattutto se i rimedi verso cui si spinge sono ridicoli, come il dare il via libera a bevande gassate solo perché contengono la dicitura light, ponendo invece il veto alle mozzarelle di bufala o al parmigiano. Anzi, più che una stupidaggine, è un insulto bello e buono all'intelligenza e un odioso tentativo di imporre modelli di vita che già hanno causato danni gravissimi nel mondo. Basti pensare come l'alimentazione stile USA ci stia facendo pagare costi altissimi con l'aumento tendenziale dell'obesità nei bambini, oggi nutriti a snack e bibite gasate. Causa l'ignoranza generale in campo alimentare, che non è certo combattuta con le trasmissioni dei cuochi o i vari master chef nel mondo, c'è stata una tendenza crescente ad utilizzare indicatori di salute che non hanno basi scientifiche, ma portano all'eccessivo consumo di farmaci, demonizzando ingredienti della dieta mediterranea come il grasso, il sale o lo zucchero, e tutto ciò senza considerare che ci sono tecniche per cucinare o dosaggi specifici che non creano problemi. Se dovessero passare le direttive di cui si discute all'ONU, il risultato sarebbe disastroso per la qualità della vita, al punto che un nutrizionista del calibro di Giorgio Calabrese ha denunciato senza mezzi termini quello che si configura come un attentato alla dieta mediterranea e alla maggior parte dei prodotti alimentari della tradizione italiana. Ora, non è per bieco sciovinismo che segnaliamo il tentativo delle grandi multinazionali o delle case farmaceutiche di imporre regole che non comprendono un'educazione alimentare né consigli per fare attività fisica. Il mangiare italiano senza eccessi rappresenta nei fatti il regime alimentare lo stile di vita più sano del mondo. Anche in vista dell'Expo 2015 è fondamentale che l'Italia rivendichi la sua diversità rispetto a modelli che segnerebbero per noi solo un arretramento sul piano della qualità della vita e delle prospettive di sviluppo della nostra economia, che non possono che basarsi sul bello e sul buono e soprattutto sul sano.